Oh, ciao a tutti ragazzi. Allora, io ho ritirato la pandina nuova, bella macchinina, si guida, è un giocattolo. Io vabbè, poi sono abituato alla mia, io ho la mia, e anche questa è la mia, all'altra diciamo, al Renegade. Ma anche la 500 era un'altra guida, era piccolina, però era un'altra guida. Il pandino, questo modello qui si guida proprio come un giocattolino. Bella, e quella che ho preso io qui, questa panda in questione che ho preso io, è il modello bello tutto accessoriato, che c'ha tutto, c'ha addirittura, vabbè, il sensore parcheggio. Ma c'ha anche il crepuscolare fanali, c'ha il sensore pioggia. E diciamo è un pacchetto completo, climatizzatore automatico, e ora la descrivo un po', e poi all'ultimo c'è una sorpresa che dovrò un po' indagare dal concessionario, il perché e per come, e magari rimediare alla mancanza. Oh, la pandina è questa, vabbè, davanti c'ha, è la versione cross, davanti c'ha i fari ausiliari sul paraurti, c'ha qui sotto c'ha le luci diurne a LED, i ganci che fanno molto design, diciamo, da fuoristrada, tra virgolette, ganci traino rossi. I cerchi sono cerchi di ferro con le borchie, borchie fatte bene, ma sono borchie, non so, cerchi in lega. Freni a disco davanti, freni a tamburo dietro, calotte, specchietti in tinta con la macchina. La macchina è un verde, la chiamano verde foresta, è un verde metallizzato. Le bande in plastica laterali. Dentro è rifinita bene, dentro è rifinita in maniera particolare, c'ha tutta questa sorta di tridimensionale del logo Fiat, della scritta Fiat, non più che logo, la scritta Fiat. Qui questo è cruscotto, rifinito bene. Ah, la macchina è silenziosa, macchina bella compatta, silenziosa. Non si sente nulla, frusci, nulla. Proprio a livello di vettura sembra quasi una vettura di non proprio un'utilitaria, sembra quasi una vettura di livello superiore. La percezione quando si guida, no? Il volante con tutte le modalità al volante, telefono, autoradio, volume, cambio stazione, volume, tutto, poi c'è tutta la strumentazione. Tutto di più, quello che serve, cioè lo schermo 7 pollici, con tutte le funzioni che si interfaccia lo smartphone con lo schermo a 7 pollici, attacco USB, della donna che accudiva sono accorsi all'abitazione dove lo hanno trovato senza vita. e attacco USB, ora si spenge la radio. La modalità così accendi e spengi. Poi cosa? Ah, il climatizzatore automatico. Niente da fare, sul posto sono arrivate Al due squadre climatizzatore automatico. che stanno indagando per capire cosa sia successo. Un furioso incendio sta sfornando la zona dove si trova il giardino della banda industriale. Eccolo qui, climatizzatore automatico. Eccolo qui. Qui si imposta la temperatura del climatizzatore, automatico manuale, spendi, accendi, riciclaggio dell'aria, velocità ventola e tutte le modalità dei flussi di aria, è tutto, diciamo, lavora tutto in automatico oppure manuale a seconda di come si vuole fare. Ora qui si spegne la radio, sempre con la modalità. La modalità accendi e spengi con questo bel giochino Fiat. Il cambio si usa bene, è messo in una posizione comoda, il sedile regolabile in altezza, avanti e indietro, tutto, c'è cioè tutto quello che ci vuole una macchina. Qui i classici pulsanti di tutte le funzioni, il dual drive, guida cittadina o guida
strade extraurbane, autostrade, insomma, guida più morbida e guida più un po' più duro lo sterzo, diciamo, via. E qui vabbè, climatizzatore automatico, si imposta temperatura, si imposta, fa tutto da sé praticamente, qui accendi e spengi, la macchina si spenge, alzacristalli elettrici, dimenticavo, alzacristalli elettrici, start and stop. Questo è modello ibrido, 3 cilindri 1000, ibrido, 4 porte, le 4 porte, tutto normale, la bauliera è tutto sommato una bella bauliera, è un po' più piccina, un po' più grande della 500, è fatta diversa, è che la 500 c'ha il posteriore spiovente e mangia un po' di bauliera. Ora, una cosa che io sono rimasto un po' basito è che tutti questi accessori, tutte queste, praticamente completa di tutto, i sensori di parcheggio, però ci manca la luce della bauliera, questo sarebbe dove ci dovrebbe essere la plafonierina illuminazione bauliera e non c'è, praticamente questa sagoma, ma non c'è la luce della bauliera. Scuri, vetri dietro scuri, barre sul tetto, di vetri dietro scuri, 5 posti, omologata 5 posti, 1, 2 e 3 poggiatesta, omologata 5 posti, tutto di più, cioè di tutto di più, per essere non utilitaria, cioè tutto praticamente, e ci manca la... ci manca l'illuminazione della bauliera. Ora, a più presto, appena posto, passo in concessionaria, le domando se se la sono dimenticata di montarcela o è proprio così, e eventualmente mi ce la farò mettere da loro, penso non sia un problema, magari ci sono già anche fili, c'è già anche l'impianto fatto, ma ci manca la plafonierina, che non è poi così, diciamo, indispensabile, però è un dettaglio che una macchina così completa di tutto, ci manca la lucina nella plafoniera. Al momento non mi viene a mente altro, mi fermo qui, era così per descrivervi, no? La pandina cross che ho ritirato ormai già... oggi è lunedì, è già 2 settimane oggi che ho ritirato. Ho aspettato a descriverla per usarla un pochino, ora sono a 700 km. È una macchinina comunque valida, vale la pena comprarla per chi ha bisogno di una seconda macchina a casa, ma anche per viaggi, ci si viaggia comodi. Poi col climatizzatore automatico è una comodità. La lucina nella bauliera, la plafonierina nella bauliera è un dettaglio che mi ha lasciato un po' perplesso, però sicuramente risolveremo con la concessionaria, magari no, non era previsto che ci fosse, però mi sembra talmente strano, se non era previsto ce la farò montare, magari anche un po' più grande a LED che illumini bene la bauliera, anche se non è poi così indispensabile, però è utile. Con questo è tutto.